Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Su Moro deve partecipare, qual è quel premio del cinema che c'è in primavera? I Davidi di Donatello. Perché il problema in questa emittente, sì, non nel suo programma, no, è nato su Moro. Perché come nasce su Moro? Viene intervistato, sì, certo, però c'è stato un programma in particolare che nasce perché comunque è un personaggio. Mi faccia dire, sì, perché io mica parlo di su Moro, non è indagato, quindi esatto. Non è... Allora, su Moro nasce in questa emittente, descritto come combattente sindacale per la giustizia, per i poveri lavoratori sfruttati, ed è una storia vera, tragica, nei campi agricoli, in Puglia, e su Moro diventa un testimone. Era un sindacalista, certo. Era un sindacalista che attraverso la televisione diventa famoso, perché poi dobbiamo fare la storia, perché sa quanti sindacalisti ci sono in questo momento che fanno i sindacalisti? Lui diventa famoso, e questa è la storia, io sto dicendo dei fatti. Immigrato, che parla bene italiano, persona, come dire, capace di proporsi, diventa celebre. A quel punto, e lì ci sarebbe da indagare gli altri due, Fratoianni e Bonelli dice questo, lo presentiamo alle elezioni. Quanti personaggi passati dalla televisione, italiani, stranieri, immigrati, giornalisti, militari, c'è quell'uomo che vende i libri, c'è di tutto. Beh, ogni no? partito ha sempre messo però tutto, dei personaggi. Ma le sto che, dicendo modo, proprio sì. questo, io mica sto facendo un'analisi. No, certo, certo. Quindi lui diventa parlamentare. Dopodiché dietro di sé, perché lei ha fatto vedere degli spezzoni, quando c'è stato il problema della moglie, che è accusata, potrebbe essere innocente anche lei, noi siamo garantisti, auguri alla moglie, alla mamma, a tutto questo sistema, viene presa con le foto, le borse, le cose, che contrastavano con la narrazione che ha reso su Moro popolare e deputato, difensore degli ultimi, non marito della moda, va in televisione e dice una roba fighissima. Vabbè, che diritto, manco la Santanchella dice. Dice il diritto, che è un'esperta di moda, una donna legata a questo tipo di eventi, lo dico in termini positivi, e dice: ma mia moglie ha comprato quella roba, ma il diritto all'eleganza, il diritto alla moda. Se io fossi venuto in una sua trasmissione a dire, lei mi avrebbe schermito, mi avrebbe mandato, mi avrebbe fatto delle pernacchie. Per cui Petrolini una volta, sì, contestato da Loggione, noto attore comico romano di molto molto tempo fa, lo dico per quelli che giustamente dice questo, Gaspari, Petrolini, un nostro contemporaneo, sì, fu contestato da Loggione e lui disse al contestatore: io non ce l'ho con te, ce l'ho con quello vicino che non ti butta di sotto. Una battuta, nessuno deve essere buttato di sotto, per carità, Petrolini faceva... Io non ce l'ho con su Moro e manco con la moglie, con la mamma. E dice, ce l'ho con quelli che hanno candidato. Secondo l'accusa avrebbero sottratto milioni allo scopo sociale delle cooperative, eccetera. Ma questo è da dimostrare. Io ce l'ho con quelli che hanno fatto, diciamo, di costui un eroe. E però mi sembra, toglie a quello che lui ha costruito come sindacalista. A me mi sembra però più... Guarda, io la critica io la suggerisco a su Moro, sì, su Moro, un consiglio. Io non so se avete i suggerimenti Italia, di Gaspari. No, in Italia ci sono stati dei bei film, tipo Febbre da cavallo, Erpomata, lei se li ricorda? Come no? Io su Moro lo vedo benissimo in un film, quindi non in galera, in un film. Beh, di Vanzina. No, anche perché no, non è neppure ma neanche i parenti. Io li vedo tutti in un film di Vanzina perché hanno solato, sì, per primi. Ma no, hanno, però non hanno. Politicamente parlando, vabbè, e mi però faccia finire la frase, sì, Fratoianni, sì, e Bonelli, che hanno dovuto prendere le distanze, è uscito dal gruppo perché hanno proposto un eroe che non è, aprile, non è proprio questo eroe. Quindi complimenti a su Moro che si è beccato il posto in Parlamento alla faccia di quelli che stanno a Borgo Mezzanone e ai bambini dei regali di Natale, perché l'ha visti i filmati di Striscia la Notizia, sì, non, è che possiamo... non c'erano neanche i bambini. Marianna Aprile, però non è che possiamo dire che tutta la storia di su Moro è da prendere, cioè, e da gettare alle ortiche. Ho detto che ha raggiunto un risultato, lui per loro, ho detto, quindi... io ho fatto i complimenti su Moro, vai, cioè, Marianna Aprile. Gaspari, mi sono